Ancora una volta, ciao ragazzi e benvenuti su War of the Roses. Io sono Lion come al solito e questo è un gioco che probabilmente molti di voi non conosceranno perché è appena uscito. Quindi, senza perderci in ulteriori indugi, Lancaster o York? York, classe Footman perché è l'unica che abbiamo ora come ora. E iniziamo, spawniamo. Vi inizio a dire che non conosco praticamente niente di questo gioco perché, come vi ho già detto, è un gioco recentissimo che io non so assolutamente giocare, quindi sicuramente quello che vedrete sarà una serie di mie morti più che di morti del nemico che probabilmente saprà giocare meglio di me. Guardate intanto la mole di giocatori che si sta tirando mazzate qua di fronte a noi. Sei brutto tu, non picchiare il nostro amico, sai, muori. Ti dobbiamo finire. Guardate la mossa finale. Oh, mi ha interrotta. Finisci questo tegame. Muori. Oh, mi stanno interrompendo in continuazione. Ops. Oh, scusa, amico. Vieni qui. C'è un po' di lag. Oh, mio Dio. Muori tu. Pistola. Oh, mio Dio, cazzo, ragazzi. C'è questo cavallo che ci sta insegnando di brutto. Una lezione delle peggiori della mia vita. Vieni qua. Ti infilzo, Oh, povero cavallo, gliel'abbiamo ammazzato. Vieni qua. Ecco qua. Mio Dio, questo qua è armato di brutto, Vieni qui. Come vedete, il sistema di combattimento è abbastanza complesso perché la direzione in cui si muove il mouse, prima di dare il pendente, stabilisce la direzione della spadata, insomma. Come vedete, l'uccisione è abbastanza cruenta. Oh mio Dio, e basta con questi cavalli infami. Oh, basta, mi stanno investendo in continuazione. Questo qua. Prendi. Oh mio Dio, il cavallo, attenzione. Prendi, piano. Questo tizio si sta parando parecchio con il suo scudo. Morimo. E ti esecutiamo anche a te, tegame. Prendi. Mamma mia ragazzi, questo gioco è un divertimento esagerato. Io non so se sia il vostro genere o meno. Quindi, au, sono morto. Ah. Quindi non so se raccomandarvi di comprarlo o meno, perché potrebbe non piacervi. Però se vedendo questo video pensate che potreste divertirvi a comprarlo, se solo avete il sospetto, io vi consiglio di prenderlo, perché secondo me poi è originale, veramente originale come gioco. Tra l'altro qua c'è un bastardo a cavallo. Vieni qui, adesso ti insegno io, brutto sporco. Ok, stavo andando nella direzione sbagliata. Brutto sporco. Oh no. Oh, ti aiuto io. Fermo. Ti soccorro. Tranquillo. Hai visto? Sono stato bravo, ti ho aiutato, ho guadagnato i soldini. Un'altra cosa, mano a mano che andremo avanti nel video, tra un'imprecazione e l'altra, vi darò una mano a capire come funziona il gioco. Mori. Oh mio Dio. Oddio, aiuto! Aiuto! Oh cacchio. Morite. Stavo dicendo che andando avanti nel gioco si guadagnano questi soldini, nonché l'esperienza. Quello che si fa con questi soldini e con l'esperienza è comprare nuove armi e classi per personalizzare, diciamo, lo stile di gioco che si predilige. Usare un arco, una balestra, il cavallo. Insomma, sono tutte cose che si... Oh! No! No, mi hanno ammazzato! Dai! Soccorso! Alleati! Grazie! Grazie, amico buono! Oh, no, mi sono arreso, sbagliato! Ho premuto il pulsante sbagliato, amico! Oh, vabbè, apprezzo comunque il tuo sforzo. Quindi, dicevo che andando avanti, diciamo, con la propria esperienza e il proprio oro, si potranno comprare armi migliori, diverse più che altro, e cose del genere. Equipaggiamento, si potrà insomma personalizzare la propria classe. Smettetela di dare le spadate così in giro, brutti. Oh, questo qua pesta di brutto. Ehi, andatevene via, sai. Cos'è, via tu con la mazza? Mi vuoi picchiare? Vai via. Oh mio Dio, mi stanno... Oh no. Porca vacca, ragazzi, avevamo iniziato benino, però ora stiamo prendendo delle botte e non è bene. Però sei morto anche tu e ti sta bene perché oh, si è vinto. Siamo stati bravissimi. Ok, penso di aver fatto abbastanza schifo. Infatti non mi vedo neanche qua nella classifica. Dove sono? Non ci sono?
Ecco, sono proprio in fondo. Sono in fondo con i miei 2 kill e 3 morti e 4095 punti. Beh, comunque non è importante. Andiamo nella prossima battaglia che inizierà tra 65 secondi. Quindi io approfitterei di questo intervallo di tempo. Oh, intanto ragazzi, abbiamo sbloccato le altre classi, quindi ne approfittiamo per poi andarle a scoprire, perché abbiamo fatto ben 2 livelli durante questa partita. Quindi vi parlo brevemente delle altre classi. Questa è il Footman, quella con cui abbiamo giocato questa volta, molto base, scudo e spada. Seconda classe, il balestriere, balestra potentissima, fa un casino di danno ma è difficile da usare. L'arco, il tizio con l'arco, l'arciere, anche lui è molto forte, ma l'arco lo vedremo, comunque è abbastanza difficile da usare. E infine abbiamo il cazzone con la spadona e l'alabarda lì dietro la schiena, che fa parecchio male, penso che sia anche molto resistente. Andando avanti si sbloccano queste classi custom, che saranno possibili da personalizzare. Non so se ho detto una cosa in italiano, comunque sia, accontentiamoci. Per questo secondo match prenderemo il balestriere, quindi scegliamo il balestriere, select team, andiamo con i Lancaster questa volta, e di nuovo balestriere, ci uniamo alla seconda squadra e spawniamo. Cosa iniziale da fare? Prima di tutto cambiamo arma, ci prendiamo la balestra e poi dobbiamo ricaricarla. Vedete, è abbastanza difficile da ricaricare, bisogna premere il tasto sinistro nel momento giusto e ci vuole anche parecchio per ricaricare il colpo. Quindi non è assolutamente facile utilizzare questa classe, ma fa parecchio danno e poi ovviamente ha il vantaggio dell'attacco a distanza. Ora noi cercheremo di portarci vicini a tutti gli altri nostri bellissimi alleati qui, tutti quanti belli. Sono tutti forti, tutti brutti loro. Adesso andiamo tutti quanti all'attacco. Minchia, sta piovendo, non si vede un cazzo proprio. Aspettatemi però, perché io sono più lento di voi altri. Ma non per questo voi dovete lasciarmi indietro. Quindi sto arrivando, attendete. E insieme a nostri tutti quanti questi bellissimi alleati dovremo difendere qui, immagino, la postazione. Ma da dove arriveranno i nemici? Da qua? Non vedo nessuno io. Dobbiamo andare di qua? Merlin, ti seguiamo tutti quanti. Vai, amico. Buon amico, vai. C'è un tizio. Tizio, attenzione, devo usare bene il mio dardo, perché come vi ho già spiegato, muori. Ecco, ok, gli abbiamo beccato perfetto lo scudo, quindi vaffanculo. Cioè, a volerlo fare apposta non ci si riusciva, ma dannazione. Poi i dardi si ricaricano nel tempo, mi sa, però ovviamente non si può esagerare a utilizzarli troppo a raffica. Di là c'è un tizio. Ah, oddio, un tizio. Prendi. Oh no, sono stato ferito. Sono stato ucciso. Porca puttana, sei un bastardo, vergogna. Uccidere così un povero arciere. Adesso dobbiamo rispawnare noi, perché qua... Oh, c'era un alleato in effetti. Ah, siamo stati sfortunati. Bene, a questo punto proverei un'altra delle classi, già che siamo morti, approfittiamo. E vi faccio un attimino dare un'occhiata all'arciere. Il tempo di ricarica dell'arco è molto più breve rispetto alla balestra. Guardate, c'è un tizio di là, l'abbiamo preso, mi sa di no, sapete ragazzi. Vieni qua, prendi. Basta, non lo stiamo colpendo, penso sia troppo distante. Ah, oddio, vai via. Prendiamo la spada, spada. Attenzione ragazzi, attenzione. L'abbiamo ucciso. E ora muori, con cattiveria proprio. Tatazem. Così impari. E ci rimettiamo ovviamente l'arco, perché è la nostra arma primaria. Di là c'è un tizio, quindi io andrei così dalla distanza. Non so se voi potete apprezzare la... Non l'ho preso proprio per niente. Però di là ci sono degli altri tizi, che questi... Non li ho beccati. Qua c'è... Gente, attenzione. Prendi. Oh, ho beccato l'alleato. Questo è molto negativo. Non si fa... vieni qua. Stai fermo. Ovviamente l'arco non si può tenere caricato molto a lungo, quindi... Vai via, ti prendo a spada. Dove stai fuggendo? Tanto ti catturiamo, sai? Dove sei andato? Sei andato a bendare? Prendi.
Prendi, muori, ora ti uccidiamo con cattiveria, patapem e patapam. Non c'è mica tanto da scherzare, sai, siamo in guerra, in guerra. E ora torniamo di sopra. Vedete, le frecce diminuiscono col tempo. Si rigenerano anche, però non si può sprecarle, ecco. Che cos'altro potrei dirvi nei tempi morti? Sicuramente è un gioco, secondo me è molto originale. Questa originalità, Dio, dammi sparare, bastardo. Vai via, brutto tu. Ok, abbiamo beccato quello là. Beccato quello là. Ah, no, sono stato frecciato a morte. Insta-killed, mi ha headshotato quel tizio. Vergogna. Torniamo come Longbow. No, abbiamo scelto l'altra classe. Beh, bene così. Così potrò farvi vedere tutte e quattro, credo, le classi base. Muori. L'abbiamo preso benissimo questo. Aspetta che aiuto l'amico. Amico, riprenditi. E adesso esecutiamo anche il nemico. Patapem. Muore. Ignobile. Oh no. No, come è possibile? Bastardo balestriere. Torniamo come footman adesso, sai? Ti insegno io. No, ops. Join e spawn. Non ti danno il tempo di gioire per la tua prima uccisione, che subito pronti loro, no? Ti picchiano. Adesso però, dove cacchio sono? Dove sono tutti? Dove devo andare? Vado di qua io, Vado di... Attenzione. Saliamo la scaletta. Saliamo la scaletta e ci portiamo in mezzo alla battaglia. Stiamo vincendo o perdendo? Mi ricordo mica più io, Mi sa che stiamo perdendo. Oh oh. Ah, non si può passare di qua. Oh no. Ok. Vedo che stiamo perdendo. Scendi più veloce la scala. Oh mio Dio, guardate qua sotto. Se cadiamo qua sotto si muore, ma proprio senza meno. Dai, lascia la scaletta. Andiamo. Dove devo andare? Dove cazzo? Io vado di qua. Oh, c'è un tizio in difficoltà, un amico. Un amico in difficoltà. Muori. Muori. Oh mio Dio. Oddio. Aia. Bastardo. Aia. Ok, oddio. Prendi. Oh mio Dio, difficilissimo, ragazzi. Difficilissimo. Ok. Difficilissimo. Ah. Fermo. Fatti pestare a dovere. Ignobile. Oh mio Dio, mi stanno pestando. E adesso ti punisco. Ti puno. Sei morto. Oh, l'ho già esecutato l'altro. Ok, mi trovo meglio con la spada, vi dirò, dove dobbiamo andare adesso? Dove sono gli obiettivi? Non ci capisco ancora niente, ragazzi. No! L'amico mio hai ucciso. Bastardo. Oh mio Dio. Oh no. Siamo stati feriti. Uccisi. Mio Dio, questo tizio aveva un'ascia. Un'ascia di livello più alto, sicuramente. Ah, ci ha ucciso con cattiveria. Oh mio Dio. Oh, si è perso. Beh, ragazzi, comunque non possiamo negare che sia stato divertente. Perlomeno per me lo è stato. Mi auguro che voi vi siate divertiti insieme a me. Vediamo quanto schifo ho fatto durante questa partita. Sarò alla fine proprio. Non ci sono nemmeno. Sono proprio in fondo alla classifica. Talmente in fondo che... Mio Dio, sono l'ultimo. Ah no, non sono l'ultimo. Beh, oddio, non sono l'ultimo. Sono qua. Comunque sia, vi ringrazio per aver visto questo video, fatemi sapere nei commenti se ne volete vedere altri e vi auguro come al solito una buona giornata. Se la giornata di oggi dovesse essere finita, riguardate questo video domani così potrò di nuovo augurarvi una buona giornata. Lion out!